e l'esistenza diventa una immensa certezza. Un cordiale saluto dal meeting di Rimini per questo ultimo appuntamento per questa edizione. Quello che ho appena letto è il titolo del meeting del prossimo anno, che si terrà dal 21 al 27 agosto 2011 qui a Rimini, sempre in fiera. Sempre dai padiglioni della fiera vi parliamo anche oggi, e in particolare da un luogo del padiglione della fiera, un luogo particolare, la mostra dedicata a Don Luigi Giussani nei 5 anni, a 5 anni dalla sua scomparsa. È stato uno dei luoghi più visitati della fiera di quest'anno, e da qui vogliamo oggi raccogliere un po' di pensieri, un po' di riflessioni su quello che il meeting quest'anno è stato. Oggi la giornata conclusiva è dedicata a Don Luigi Giussani, come sempre, ed è dedicata all'ultimo libro che raccoglie le équipe del Clou. Cosa sono le équipe del Clou? Lo chiediamo a Michele Faldi, che è direttore delle Alte Scuole di Formazione dell'Università Cattolica di Milano e a molte équipe ha partecipato. Sì, allora, le équipe del Clou sono erano il momento di verifica insieme a Don Giussani dell'esperienza degli universitari. Erano 3 appuntamenti annuali in cui l'esperienza del Clou, l'esperienza di Comunione e Liberazione Universitari, veniva sottoposta a verifica, giudizio, racconto, e insieme a Don Giussani si dialogava sulla vita e su quello che capitava alle persone. Il volume raccoglie appunto i testi di questi dialoghi, i testi di questi interventi di Don Giussani, in particolare negli anni 1986-87, perché questo è ormai il 5° volume che raccoglie questo tipo di interventi. Sul palco, accanto a Michele Faldi, per presentare questo quinto volume con i testi dell'équipe, ci sarà anche il filosofo francese Fabrice Ajaji. Noi lo abbiamo raggiunto questa mattina al suo arrivo qui al meeting e gli abbiamo chiesto come è nata questa affinità da lui scoperta con il pensiero di Don Luigi Giussani. Ascoltiamolo e poi continueremo a parlare con Michele Faldi e con i nostri altri ospiti che vedete dietro di me. J'ai découvert cette affinité en lisant « Si può vivere così » et ça a été... Ho scoperto questa affinità leggendo il libro di Don Giussani, Si può vivere così, e ho visto con lui, che avevo con lui una grande affinità di pensiero, perché si può partire dal reale per avvicinarsi al mistero. Don Giussani ha veramente un senso dell'oggettività della fede. Dio ha creato il mondo, allora andare verso Dio significa andare verso il mondo, e più vado verso il mondo, più vado in profondità nel mondo e più scopro Dio. Tutto il pensiero di Don Giussani è centrato sull'idea del desiderio. C'est-à-dire che pour lui, per Don Giussani la vita cristiana non è altro che il dispiegarsi completamente del desiderio del cuore. Du désir du cœur. L'io rinasce da un incontro, è il titolo di questo 5° volume delle équipe. Qual è il contenuto in particolare di questo volume? Beh, il titolo mi pare che sintetizza adeguatamente il contenuto. Bisogna tenere presente che nell'86 c'è un fatto storico da cui tutto parte, che è stata l'esplosione della famosa centrale nucleare di Chernobyl. Giussani prese questo fatto e lo trasformò metaforicamente, documentando come l'uomo, e quindi anche il giovane, l'universitario, fosse come un residuo di questa esplosione nucleare, apparentemente integro ma in realtà distrutto al suo interno. Allora la riflessione che insieme con lui conducemmo fu esattamente questo: che cosa poteva riportare la natura della persona, che cosa poteva ricostruire la natura della persona. Allora l'incontro col cristianesimo, l'incontro con il fatto di Gesù Cristo è l'unica cosa che può far consistere la persona, anche laddove il potere, altra grande parola che Giussani in quegli anni aveva incominciato ad utilizzare, anche se il potere tendenzialmente tendeva a distruggere l'io, a distruggere la persona. La persona quindi rinasce in un incontro, la possibilità dell'incontro con il fatto cristiano, la possibilità dell'incontro con quel fattore che risponde integralmente all'esigenza del cuore, tanto per essere ancora sul titolo del meeting di quest'anno.
E restiamo dentro il meeting di quest'anno anche con gli altri ospiti che abbiamo attorno. E sono volontari, sono persone che questa settimana hanno lavorato al meeting. Questa settimana hanno lavorato al meeting più di 3.200 persone, tutte naturalmente a titolo gratuito. Noi ne abbiamo convocati qui alcuni e con alcuni di loro proviamo a fare un bilancio, il loro bilancio del meeting. Cominciamo di qua, cominciamo da lei. Ti chiami? Lucia. Lucia, dove hai lavorato? Facevo il caffè. Facevi il caffè. E che cosa si impara facendo il caffè al meeting? Innanzitutto c'è una grande contentezza perché hai la possibilità, facendo il caffè, di servire il Movimento di Comunione e Liberazione, che è la cosa più cara che ho. E la seconda cosa, si impara una grande disponibilità e gratuità, quello che c'è, perché bisogna servire la gente. Tu invece dove hai lavorato? Io facevo il TG Meeting. Esperienza nuova di quest'anno. Un esperimento nuovo che speriamo sia andato a buon fine. E che cosa ti ha colpito in modo particolare facendo questo lavoro televisivo? La possibilità di incontrare delle persone nelle interviste o andando agli incontri. Uno poteva vedere proprio come la gente vive il meeting, cos'è la cosa che per loro li segna di più, li colpisce di più. Grazie. Sentiremo tra poco anche gli altri. Adesso facciamo un altro passo. Andiamo all'interno di una delle mostre del meeting. In particolare la mostra curata da Mariella Carlotti è dedicata al buon governo di Ambrogio Lorenzetti, questo pittore senese. Ecco, andiamo a scoprire che cos'è questa mostra e soprattutto perché Mariella Carlotti ha voluto proporre al meeting ed in particolare allo stand della Compagnia delle Opere proprio questa riflessione. Quest'anno il tema che la Compagnia delle Opere si è data è il tema del bene comune. Abbiamo portato a Rimini due cose di Siena, gli affreschi del buon governo riprodotti e invece un manufatto originale per documentare questa passione del bene comune. Certamente questo ha a che fare col cuore, perché il cuore non è fatto per vivere per il bene proprio, come dice l'iscrizione di Ambrogio Lorenzetti, perché uno non è felice quando ha tutto in un deserto. Uno è felice quando ha quello che gli occorre in un mondo felice, no? Perché questa è la dimensione del cuore. Anche per questo poi abbiamo voluto intitolare in un certo modo la mostra. A me ha sempre colpito che la porta di Siena, che guarda verso l'Europa, la porta da cui per secoli sono arrivati milioni di mercanti, di pellegrini, quando entravano a Siena trovavano sulla porta questa scritta: Cor magis tibi senapandit, più della porta Siena ti apre il cuore. Io penso che l'opera di Lorenzetti dice una cosa importantissima, che è solo una tensione al bene comune che produce un mondo felice, mentre una tensione al bene proprio, all'individualismo, produce un mondo che è homo homini lupus. È molto interessante anche il messaggio che dà la testa di Lando di Pietro che abbiamo messo qui alla fine, è quello che resta di un antico crocefisso senese durante la Seconda Guerra Mondiale. I frati ritrovarono tra le macerie la testa di questo crocefisso che conteneva una pergamena in cui, oltre al nome dell'autore e alla data dell'opera, c'era una preghiera che Lando faceva a Cristo, alla Madonna e ai Santi, pregando per il suo destino, per quello dei suoi figli, per quello di tutti gli uomini. Ecco, io credo che una città più bella nasce da uomini che nascondono il desiderio di cose grandi dentro quello che fanno. Accanto a me, dalla parte destra, ci sono altri volontari e sono volontari molto particolari. Vengono da Padova e vengono dal carcere di massima sicurezza di Padova. Sono qui grazie alla collaborazione della cooperativa Giotto e hanno chiesto di poter lavorare come volontari al meeting quest'anno. Sono alcuni loro rappresentanti di questo gruppetto. Sentiamo alcuni di loro che cosa hanno fatto e che cosa hanno imparato, chi hanno incontrato. Come ti chiami? Mi chiamo Maurizio, buongiorno. No, volevo partire innanzitutto che anche diciamo che la stanchezza fisica a fine meeting si fa sentire, però in compenso porta a casa una grande cosa, in senso che
o conoscere delle persone, rafforzare una mia convinzione di un mistero della fede, conoscere, diciamo, persone che nella loro sfortuna riescono ancora a guardare avanti e non fermarsi mai. In senso che stare qua per me è sempre un'emozione nuova, mi dà alto di riflessioni e di offrire, diciamo, il mio tempo di volontariato a queste persone, che automaticamente mi riempie di più il cuore di gioia. Grazie. Enrique. Io sono della Colombia e sono venuto al meeting l'anno scorso e mi sono innamorato del meeting. Perché mi sono innamorato? Perché ho trovato l'amore, la tenerezza e nello sguardo degli occhi di ciascuno di voi ho trovato la sincerità. E questo mi ha innamorato, per quello sono tornato in questo anno a sposarmi con il meeting. Grazie Enrique. Michele Faldi, di fronte a queste testimonianze, il meeting è un luogo di incontro, è un luogo in cui l'io rinasce? Sì, il meeting è un luogo di incontro, un luogo dove l'io rinasce, dove dopo 30 anni ci si riesce ancora a commuovere guardando e sentendo, come abbiamo appena fatto, quello che qui succede. Ed è probabilmente il fascino del meeting, l'unicità di questo fenomeno. Un altro passo, la scoperta di un'altra mostra e soprattutto l'ascolto di due testimonianze. È una delle mostre più visitate del meeting di quest'anno, dedicata alla matematica, perché si è parlato anche di matematica al meeting quest'anno, e si è parlato di scienza e ne hanno parlato un grande matematico come Edward Nelson e una ricercatrice come Maria Teresa Landi. Vediamo il servizio che tiene insieme la mostra e le loro testimonianze. Ho trovato un oracolo che risponde correttamente a ogni domanda che riguarda un problema aperto della scienza. Eccolo qui, eccolo qui. Conosce l'ignoto senza possibilità di errore. Se ci fosse un tale oracolo, non saremmo soddisfatti. Quello che sto tentando dire è che il semplice sapere non basta nemmeno per la scienza stessa, senza parlare della persona umana nella sua integrità. Cosa manca? Che altro c'è nella scienza? Nel semplice sapere manca la gloriosa avventura di fare la scienza, di scoprire, di inventare. Rimanere stupiti al momento di intravedere qualche cosa di veramente nuovo, mai vista prima. È successa l'esperienza d'ebbrezza proprio, di trovare una cosa nuova. È impressionante perché tu puoi avere un'ipotesi, questa ipotesi magari ci hai lavorato per anni, ma se accade proprio quella cosa che tu avevi pensato, è una sorpresa, no? Cioè io se ci penso, cioè è proprio una roba che ti lascia lì umile, no? In silenzio, cioè tu capisci che c'è qualche cosa d'altro, cioè lo capisci che è una cosa che va oltre anche tutta la serie di ipotesi che avevi messo giù e tutto l'approccio, no? Proprio un'esperienza impressionante, no? Ti sembra di arrivare lì quasi a toccare l'infinito, no? A toccare il mistero. Chi ha visto la mostra sulla matematica qua? Ugo De Carlo, di professione? Magistrato. Cosa fa un magistrato tra i volontari del meeting? Un magistrato sarà fra il suo popolo, perché il meeting è innanzitutto un'occasione di incontrare un popolo, il proprio popolo, che ha un'identità, e questa identità bisogna che si manifesti. Il meeting è un luogo privilegiato dove questo si possa fare. Ed è bello, anche oggi pensavo, vedendo gli amici che sono qui alla mia destra, no? Che in un meeting così possono lavorare insieme anche i magistrati. Io ho fatto in passato anche il magistrato di sorveglianza, quindi conosco bene i problemi del carcere, con anche persone che vivono questa esperienza sulla propria pelle.
Infatti, stavo proprio per sottolineare questo aspetto. Ma in concreto che lavoro ha fatto? Ecco, io qui ho lavorato alla rassegna stampa come faccio da molti anni, cioè noi la mattina ci alziamo molto presto con altre persone, veniamo qui e prepariamo tutto quello che è uscito sui giornali, sulle agenzie e sui siti web riguardo al meeting, in maniera che chi opera nell'informazione conosca tutto quello che è uscito sulla stampa e sugli organi di informazione di altro tipo sul meeting. Bene, quindi vi dobbiamo un grazie particolare, proprio noi che facciamo questo lavoro. Anche a voi. Grazie. E invece Marcello, dove hai lavorato? Sì, io ho fatto il barista, molto semplicemente, distribuivo caffè, bibite, dolci. E tutto qua. Un incontro particolare di questa settimana? Ma guarda, la cosa che mi colpisce sempre, visto che è 7 anni che faccio volontario al meeting, sono le persone, i nostri responsabili che non del movimento, quindi esterni, che rimangono stupiti a vedere noi volontari del meeting che lavoriamo gratis e siamo molto disponibili per fare qualsiasi cosa. Francesco, che cosa fai e che cosa hai fatto lo si capisce? Pizze? Esattamente, in particolare mi occupavo dello spargere il sugo sui dischi di pizza. E anche altrove, oltre che sui dischi di pizza, giudicare. Purtroppo, insomma, essendo la prima volta che mi improvvisavo pizzaiolo, ci è voluto un po' di tempo per imparare, ma ce l'abbiamo fatta. Oltre ad aver imparato a fare pizze, cos'altro hai imparato al meeting quest'anno? Anch'io non è la prima volta che faccio il meeting come volontario. Devo dire che ogni anno, a parte quello che ha detto Marcello, che è sempre verissimo, in particolare mi porto a casa una ricchezza gigante dal lavoro assieme agli altri volontari e poi da tutto il bagaglio culturale che il meeting ogni anno si porta con sé, per cui mostre, incontri, che sono sempre tantissime e sempre di un'attualità e di interesse eccezionale. Grazie. Solo alcuni volontari, dicevo prima, tanti altri hanno lavorato con loro e tanti di loro erano stranieri. E quest'anno il meeting si è proprio caratterizzato per la presenza straniera. Noi siamo andati all'International Meeting Point, che è il punto del meeting dove appunto gli stranieri si ritrovano e si incontrano, dove raccolgono informazioni, si tengono in contatto tra loro e con il meeting e con gli altri partecipanti al meeting. Ne abbiamo intervistati alcuni. Ascoltiamo. Rimgaile. Vengo dalla Lituania. Sono Inga. Nacho. Mi chiamo Zenia, sono di Novosibirsk, russa. Sono spagnolo. Perché stai qui? Non sono italiana. From Myanmar. Qua al meeting lavoriamo quest'anno. Volontario alla taverna spagnola. Quest'anno non lavoro al meeting. Sono venuta con una piccola paura perché io non ho mai lavorato in un ristorante. Mi piace il meeting perché qua puoi incontrare le persone, puoi incontrare il mondo. Che perché stai qui? Perché... Sono qui perché mi piace molto il meeting. Siamo un gruppo di 5 persone. Solo guardo, però è anche il modo di partecipare. È una grande opportunità per conoscere tantissime cose della, non so, dell'esperienza di altre persone. Questa è per me la prima volta che partecipo al meeting. Io attraverso questo lavoro posso stare insieme con altra gente e far vedere a loro che io facendo questo lavoro sono contenta. Mio padre e i miei fratelli venivano da piccoli e mi hanno consigliato di partecipare perché è un'esperienza bellissima. Per me il meeting è molto interessante, sono molto felice ed è una gioia stare qui. Voglio portare questo con me nel mio lavoro, nel quello che faccio. Ti permette di tornare a casa e avere... e vedere la tua vita quotidiana con più passione. È il primo. È il primo anno, ma sarà anche l'ultimo. Perché? Perché sì, mi sono scottato tutto. Michele Faldi, l'internazionalizzazione del meeting è legata direttamente alla diffusione del movimento nel mondo? Ma in parte sì, diciamo il meeting si è internazionalizzato anche perché Comunione e Liberazione si è internazionalizzata, ma potrebbe valere anche il contrario, Comunione e Liberazione si è internazionalizzata perché il meeting si è internazionalizzato, cioè molti degli incontri accaduti al meeting hanno fatto sorgere esperienze di comunità in giro per il mondo.
Il fattore interessante secondo me di questi ultimi anni, quest'anno in particolare, è che gli stranieri, quelli che vengono anche da altri continenti, non sono soltanto dall'Europa, non vengono più al meeting solo per partecipare agli incontri, per vedere le mostre, cioè per essere dei visitatori, ma vengono per essere protagonisti, lavorano, fanno i volontari, danno un contributo, e quindi questo è una cosa interessante, perché cosa succede? Che quando tornano nei loro paesi, raccontando quello che è successo, aumentano l'attenzione e l'interesse e aumentano anche negli anni a venire coloro che partecipano al meeting. Tu tra qualche istante ci devi lasciare per impegni proprio al meeting. Un'ultima domanda sul tema del prossimo anno. E l'esistenza diventa un'immensa certezza. Quella congiunzione iniziale fa pensare alla conclusione di un percorso. Mi pare di sì, cioè dopo il meeting dell'anno scorso e il meeting di quest'anno, arrivare all'idea di certezza è il terzo passo di un'avventura umana che fortunatamente non finisce. Grazie Michele Faldi per essere stato con noi. Noi continuiamo, lo salutiamo mentre guardiamo un altro contributo. È dedicato al pubblico del meeting, a coloro che al meeting sono venuti, vi hanno partecipato agli incontri, hanno visitato le mostre, hanno seguito con interesse gli spettacoli. Ascoltiamo che cosa anche loro portano a casa dal meeting e poi continueremo e concluderemo con i nostri amici volontari. Siamo qui da sabato pomeriggio e siamo in campeggio a Viserba. Sono di Sorrento. Le mostre che abbiamo visto, quella di Santiago de Compostela, era bellissima, una mostra che mi ha commosso e comunque ti fa guardare più in là di quello che comunque uno è abituato a vedere. Noi veniamo dalla provincia di Venezia, siamo qui da giovedì pomeriggio. Le mostre ho visto stamattina, quella di sulla scrittrice O'Connor, e mi è sembrata quella più bella. A scuola si studiano tanti scrittori, però spesso alcuni dicono tra poco e niente, invece lei, cioè, pesa le parole che dice in una maniera, insomma, che non fanno tutti. Gli incontri sono molto interessanti, devo dire, più dell'anno scorso gli incontri. Mi è piaciuta la rappresentazione del Caligola. Spettacoli niente, non mi hanno mai ispirato, quindi niente. E sono piaciute le mostre, soprattutto quella di Santiago. Ci è piaciuto un sacco l'incontro della Coletta. A me mi ha colpito l'incontro su Haiti. Nostro figlio invece è giù da sabato mattina, che fa il volontario qui al meeting. Abbiamo preso un po' di libri. Ho rivisto anche molte persone che da anni non vedevo. Sulla mostra di matematica ho conosciuto alcuni aspetti di questo mondo. Quella che mi è piaciuto di più è stata la mostra di Ulisse e l'incontro con Kamisaska ieri sulla figura del padre. È la prima volta che vengo, è un mio amico che mi ha portato e quindi voglio proprio vedere com'è la mostra e tutto qua. È la vita che soggiace, che c'è dietro tutto, questa vita delle persone, di tutto, questa passione per le cose che ci sono e per la vita. L'incontro che c'è stato adesso in Aula Neri con Mauro Ferrari è stata una delle cose assolutamente più emozionanti di tutta la storia del meeting, penso. Porto via una bella esperienza, perché comunque è servito molto, perché l'abbiamo vissuta veramente bene, seriamente. Ci vediamo al meeting 2011, ciao! E abbiamo sentito alcuni degli oltre 800.000 partecipanti al meeting di quest'anno. Adesso continuiamo a sentire le testimonianze dei nostri ospiti, che sono appunto, lo ricordo, volontari particolari, quelli che ho alla mia destra, sono carcerati del carcere di massima sicurezza di Padova, che hanno chiesto e ottenuto dalle autorità penitenziarie e dalla magistratura di partecipare al meeting, proprio offrendo il loro lavoro volontario in questa esperienza. Come ti chiami? Mi chiamo Ludovico. Che cosa hai fatto in particolare al meeting? Qua è... In particolare mi sono come volontario addetto alle pulizie. E che cosa ti ha colpito in particolare del lavoro fatto? No, che mi ha colpito in particolare il lavoro, questa è la prima volta che frequento, che sono venuto qui a meeting. Ci sono rimasto scioccato, perché non ho mai visto tanta gente. È una cosa impressionante, mi ha colpito tantissimo, non dimenticherò mai. E tu ti chiami invece? Giampaolo.
È la prima volta? È la prima volta che vengo al meeting. Io, cosa hai fatto? Io lavoravo nella mostra dell'economia, facevamo un po' di servizio d'ordine o vendita biglietti. Praticamente stavamo lì. Un lavoro particolarmente a contatto con le persone, quindi con i visitatori del meeting. C'è stato qualche incontro, qualche momento particolare che ti ha colpito? Beh, incontri ne abbiamo avuto tanti, abbiamo visto le varie mostre. Stamattina giusto abbiamo visto qui la mostra di Don Giussani e questa mi ha colpito particolarmente. Che cosa ti ha colpito di Don Giussani? Specialmente, io non conoscevo Don Giussani, questa è stata la prima volta che l'ho visto. E praticamente in tutte le varie spiegazioni è la semplicità dell'uomo che viene portata. È una cosa che non credevo neanche che potesse esistere. Grazie, ancora un'altra testimonianza. Io sono Lorenzo e lavoravo al servizio d'ordine, dunque a contatto con le persone, beh, molto semplice, facevo sedere e tenevo i posti riservati. Qualche incontro particolare? Vabbè, la Coletta, sicuramente con la signora Coletta per noi è stata un'esperienza, era già venuta a trovarci in carcere, però risentirla ancora è sempre un piacere, ci scalda sempre il cuore perché è una donna fortissima e tutta questa forza non può lasciare indifferente una persona. Grazie, ancora qualcun altro? Non italiano, tra l'altro. Ah, sono del Marocco e mi chiamo Kiab Mahmoud. È per la seconda volta che vengo a Rimini. La prima volta è stato il primo permesso che è stato l'anno scorso e ho fatto solo una giornata. E quest'anno qua ho fatto 8 giornate perché mi ha lasciato un seno l'anno scorso. E quest'anno qua sto facendo lo shop e per la prima volta mi sento libero. E ho conosciuto tante gente, sono diventato amico di tutte le gente del meeting di Rimini che viene a visitare qua. E tornerai? Sicuramente sì, perché sto diventando uno del pastore di Don Giussani che ci ha indicato una strada e speriamo che ce la facciamo andare sempre avanti finché c'è, diciamo, una vita. Sei di religione cattolica? No, io sono di religione islamica, però credo che ci sia solo un Dio e credo a quel Dio lì. Grazie, grazie. Un'ultima domanda la facciamo a? Franco. Franco, allora, un bilancio sulla partecipazione a questa edizione del meeting da parte vostra, della cooperativa Giotto e dei carcerati. E per me è il terzo anno che vengo al meeting, è il primo anno con la mostra dei carcerati, secondo anno con la pasticceria nostra dei dolci di Giotto e quest'anno invece sono venuto come volontario e lavoro in cucina degli abruzzesi. È stata un'esperienza stupenda perché la bellezza si può assaporare attraverso il silenzio e lo sguardo delle persone. E ho ritrovato tutti quanti gli amici e la tribù di Giussani e pertanto mi sono sentito come una grande famiglia e noi siamo arrivati tra solamente dei più vecchi che erano venuti anche gli anni successivi, abbiamo invitato a venire i nostri compagni e per assaporare questo profumo di bene e credo che molti oggi come oggi possono credere che il meeting non è una fiera, ma bensì il ritrovo di una grande famiglia. Grazie, grazie a te, grazie a tutti voi per essere stati qui oggi a concludere questa serie dei nostri appuntamenti dal meeting di Rimini. Ringrazio anche tutti i volontari, ne manca uno, il più giovane, che chiamo qui accanto a me, Stefano, e con lui concluderemo tra un istante. Prima di concludere volevo ricordare ancora una volta il titolo del meeting del prossimo anno e l'esistenza diventa una immensa certezza. Ci ritroveremo qui il prossimo anno. Prima di concludere devo ovviamente ringraziare tutti coloro anche che hanno lavorato questa settimana con me e sono da Alessandro Risso in regia, al collega Marco Bergamaschi, alla produttrice Dolores Gangi, ad Alessandro Paiola, l'operatore e montatore e a tutti gli amici e tutti i tecnici che voi non potete vedere ma che vi assicuro hanno svolto un ottimo e preziosissimo lavoro. Prima di salutarvi un'ultima domanda a Stefano, il più giovane tra i volontari qui con noi oggi. È andata bene? È andata benissimo. Cosa hai fatto? Infornavo e sfornavo le pizze. Fantastico. E mangiavi anche? Ne mangiavo
assolutamente sì. Torni l'anno prossimo? Tornerò sicuramente. Ancora per fare pizze o? Quello che mi chiedono. Non è importante quello che mi chiedono, l'importante è come si fa. Grazie, con questa battuta saggia del più giovane noi ci salutiamo. Grazie a tutti per averci seguito oggi e nei giorni precedenti, appuntamento al prossimo anno.